Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo ancora qui per parlare di stadi e oggi ritorniamo a parlare di stadi italiani e parliamo della Fiorentina. Fiorentina che cambia diversi stadi, nel 1926 fino al 1931 la Fiorentina gioca al velodromo Libertas, dove si allenava appunto la Libertas atletica e ciclismo. La Fiorentina è lì che comincia a giocare e abbiamo una partita ufficiale della Juve lì, Fiorentina-Juve 0-4, con le reti di Vojak, Sanero e la doppietta di Cevenini. Nel 1931 la Fiorentina decide di trasferirsi nello Stadio Nuovo di Firenze, il classico stadio dell'epoca, grande, enorme, sicuramente molto più grande del Velodromo Libertas. Questo stadio viene intitolato a Giovanni Berta, storico fascista, eccetera eccetera eccetera. Qui la prima vittoria viene grazie alla doppietta di Munerati, Fiorentina 1 Juventus 2. Con la caduta del fascismo nel 1945 lo stadio Giovanni Berta deve cambiare assolutamente nome. Cambiando nome diventa semplicemente il Comunale di Firenze. Nel Comunale di Firenze la Fiorentina ci rimane dal 45 al 93 e la prima vittoria avviene nel 49, è un Fiorentina-Juve 2-4, le reti sono di Magni, Kinces e la doppietta del presidentissimo Boniperti. Nel 1993 cambia nome ancora l'impianto, che alla fine rimane sempre quello, con qualche modifica, ma sono sempre quello dal 1931, è ancora quello. Dal 1903 fino ad oggi la Fiorentina gioca allo stadio Artemio Franchi, nient'altro che il comunale intitolato al più grande presidente della storia della Fiorentina e uno dei più grandi comunque della UEFA, ma ovviamente cambia nome, quindi cambia anche impianto. La prima vittoria in questo stadio avviene nel 94, Fiorentina-Juve 1-4 con le reti di Vialli, doppietta, Ravanelli e Baggio. Questi sono gli stadi della Fiorentina, gioca ancora tuttora, io mi auguro che possano aprire quello che dicono, quello che avevano detto che avrebbero dovuto fare. Spero vivamente che lo facciano, cioè aprire uno stadio, magari dare l'intitolazione, chiamarlo a Story. Insomma, mi piacerebbe molto vedere una Fiorentina in uno stadio più all'avanguardia. Però c'è un extra. L'extra, la Fiorentina gestisce anche un altro impianto, che è uno stadio vero e proprio, lo stadio Gino Bozzi. Lì ci giocano le giovanili della Fiorentina e le femminile. Qui ho riportato la prima vittoria in assoluto della Juventus lì, nella stagione 2015-2016, Fiorentina-Juve 1-3. Bene ragazzi, chiudo qua anche questo video, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao a tutti!